Bracci, ma quanto era fuori di testa il gioco di Deadpool? E pensate che questa è solo una delle tantissime sequenze degne di finire su solo risposte sbagliate. Aura Boy si riconferma vincitore, mentre la risposta più sbagliata di tutte è quella di Frank, che tira fuori The Legend of Deadpool, The Wolverine Waker, la remaster che tutti vorremmo ma che probabilmente non ci meritiamo. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza peli sulla lingua e anche in faccia. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di colpi di scena, intrighi di corte e situazioni che si ribaltano. Un bel modo per salutarci prima del weekend, quindi il consiglio è sempre lo stesso: allacciate le cinture e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri social, i link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Su un canale poraccio si inizia dai consigli poracci e vi segnalo l'ennesimo affarone presente su Humble Bundle. L'ultimo bundle proposto dal noto sito è incentrato sulle mega hit di 2K e per meno di 16 euro potete portarvi a casa un casino di titoli. Tra tutti spiccano sicuramente le collection di Bioshock e XCOM, Mafia Definitive Edition, Civilization 6 e Borderlands 3. Il tutto riscattabile su Steam una volta acquistato il bundle. Per me si tratta di un'offerta da non lasciarsi scappare. Avete ancora 12 giorni, soprattutto poi se avete una Steam Deck. Continuando sulla scia dei consigli poracci, abbiamo i nomi dei titoli che saranno resi disponibili gratuitamente su Epic Game Store nella settimana compresa tra il 15 e il 22 settembre. Si tratterà di Spirit of the North e The Captain. Certamente non due titoli di grande richiamo, ma comunque due produzioni indie che incuriosiscono. Spirit of the North mi ha colpito sin dal primo trailer e come al solito vale sempre la solita regola su Epic Game Store. Pure, se non ti piace, si riscatta, tanto è gratis. Iniziamo a tirare fuori il portafogli, ma tranquilli, non è nulla di drastico. Sono infatti ora disponibili i nuovi amiibo della linea di Smash, che sono quelli di Steve e Alex. Io fortunatamente sono riuscito a disintossicarmi dal collezionismo amiibo e quindi non credo proprio li prenderò, ma so che ci sono molti di voi che puntano al full set, quindi sapete cosa fare. E poi un applauso all'eroe che su Twitter ha risposto così all'annuncio di questi amiibo. Ora annunciate il Direct, bravo. Inossidabile. Settembre è un mese di ripartenze e grandi reveal e se siete amanti della saga Call of Duty, beh, tenete d'occhio l'evento previsto per il 15 settembre, dove l'attenzione sarà rivolta al futuro della serie. Tra le tante novità che verranno proposte, Activision ha intanto lanciato un teaser su quello che sarà Call of Duty Warzone Mobile, praticamente un altro successo planetario annunciato. Non mancheranno poi news su Modern Warfare 2 e Warzone 2, quindi dai, sarà una live bella densa, anzi, ricchissima. Si mette invece malissimo per Stalker 2, l'atteso FPS survival horror già rimandato al 2023. A quanto pare Microsoft ha iniziato a rimborsare i pre-order fatti dagli utenti sul suo store digitale, citando come causa il fatto che il gioco sia stato rimandato ulteriormente a una data futura non confermata. Il motivo è legato agli sviluppatori. GSC è infatti una compagnia ucraina e nonostante gran parte del team sia riuscita a trasferirsi in Repubblica Ceca poco dopo l'invasione da parte della Russia, è chiaro che la guerra ha avuto un impatto profondo sullo sviluppo di Stalker. Staremo a vedere come evolverà la situazione, ma per ora all'orizzonte non c'è un futuro roseo. Meglio invece per alcuni brand storici come Tomb Raider, Soul Reaver e anche Deus Ex. Infatti dopo l'acquisto da parte di Embracer della divisione occidentale di Square Enix è stato confermato che gli studi come Crystal Dynamics e Eidos Montreal hanno ottenuto il pieno possesso delle proprie IP storiche. Mentre sappiamo che ci sono già lavori in corso per riportare in vita la serie con Lara Croft come protagonista, speriamo che questo cambio di bandiera permette ai team di tornare a lavorare su progetti che più gli si addicono, sfruttando nomi che ormai sono assenti dal panorama videoludico da troppo tempo. Va bene poracci, passiamo alle notizie del giorno e in apertura dobbiamo commentare una news veramente assurda, ma paradossale. Perché secondo i leaker e gli insider, il Direct, che ancora non è stato annunciato ufficialmente, rischia di essere rimandato. Questo significa che la stampa è impazzita su un rumor alla seconda.
Ma quindi cerchiamo di fare chiarezza. Cosa è successo? Beh, ieri, come spero saprete tutti quanti, è venuta a mancare la regina d'Inghilterra. La morte di Elisabetta II è uno di quegli eventi che ha scosso tutto il mondo e che sicuramente avrà un forte impatto mediatico che si sta già estendendo molto oltre i confini del Regno Unito. E quindi ieri sera Grab e il suo socio Mike Minotti hanno fatto sapere sui social che c'era la possibilità che Nintendo decidesse di rinviare il Direct per non entrare in conflitto con un evento così importante. Secondo le loro fonti, Nintendo America sarebbe particolarmente preoccupata dell'accaduto e starebbe valutando se rimandare o meno il Direct previsto internamente per la prossima settimana. Tutta questa discussione sarebbe al 100% interna a Nintendo, tanto che le terze parti non sarebbero state ancora avvisate di eventuali rinvii. Capisco che effettivamente il mercato inglese è un centro nevralgico per Nintendo e se andiamo a vedere la storia recente, l'azienda nipponica non si è fatta scrupoli a rimandare pubblicazioni come Advance Wars a causa di eventi particolarmente traumatici per il mondo occidentale. Però non so, poracci, mi sembra veramente da una parte un allarme troppo esagerato e dall'altra anche una perfetta via di uscita nel caso non ci fosse nessun annuncio da parte della grande N per la prossima settimana. Non sono Prodamus, ma credo che il Direct si farà e la settimana prossima sembra l'occasione perfetta, soprattutto perché si tratta dell'ultima data utile per non entrare in conflitto con il TGS e per iniziare a promuovere eventuali sorprese del Direct pensate per essere pubblicate entro la fine dell'anno. Ma ripeto, magari mi sbaglio, però se giustamente il timore è quello di non far coincidere il Direct con la cerimonia dei funerali, beh, su questo non ci dovrebbero essere problemi. Informandomi ho scoperto che il passaggio della corona e gli omaggi alla regina si estenderanno in un periodo di circa 11 giorni dal decesso, che culmineranno poi con i funerali posti in coda a questa procedura, quindi la settimana prossima non ci sarà alcun funerale. Ma chissà, magari un Direct sì. Secondo voi? Ultimamente abbiamo molto discusso del rincaro di PlayStation 5, ma come avevamo pronosticato, non sarà certo un incremento del genere a intaccare la popolarità di un hardware desideratissimo. E proprio per questo rimaniamo nel Regno Unito perché si è appena verificato un passaggio epocale. Ora che gli stock di PS5 sembrano essere sempre più grandi e le console iniziano ad essere più facilmente reperibili, non ce n'è più per nessuno. Come riportano i dati di GameIndustry.biz, ad agosto nel Regno Unito le scorte di PS5 sono incrementate del 56% rispetto al mese precedente e l'hardware ha venduto così tanto da arrivare a diventare la console più venduta nei primi 8 mesi dell'anno. Esatto, PS5 è riuscita a scalzare anche Switch nel 2022, un hardware che ormai sarà pure a metà del suo ciclo vitale, ma ai miei occhi è palese si stia incamminando verso il viale del tramonto. È interessante notare come rispetto al 2021 il mercato abbia subito una forte contrazione. Sono state vendute infatti la bellezza di 880.000 console sempre sul suolo del Regno Unito, ben il 36% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo però non cambia la realtà dei fatti. È chiaro che dobbiamo ancora vedere il reale impatto che avrà sull'industria PlayStation 5 e non saranno certo i 50 euro in più o le 30 sterline a mettere un freno al desiderio di intere generazioni di giocatori cresciuti a pane e PlayStation. Chissà però se questo cambio di ritmo da parte di Sony costringerà Nintendo a velocizzare il pensionamento di Switch. Secondo voi siamo veramente a metà del ciclo vitale della console ibrida? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì, voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormite sonni tranquilli, ma soprattutto merdate duro. Buon weekend e ci vediamo lunedì. Io sono il poro di lei, Michele il secondo, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa! Metroid Prime.